Davide, ecco, prima analizzavamo anche con i colleghi qui da Berlino il tuo record, 465 minuti senza subire gol. Il mister poi ha detto sì, è un record che fa piacere per Barosi, ma è tutta la difesa che partecipa affinché Barosi faccia questo, diciamo, record. Noi siamo d'accordo e non siamo d'accordo, perché poi pensiamo alle parate che hai fatto anche tu, e quindi anche tu hai contribuito con la tua prestazione sicuramente a mantenere zero gol. Questa Ma tu sì, cosa pensi? sicuramente, però sì, il fatto di non prendere gol non è merito di una persona o di cinque se contiamo i difensori, ma in realtà anche di tutta la squadra, perché No, comunque Roma mi dice il portiere fa sì, più dei gol, risalta il assiste dei gol. portiere e la difesa ovviamente, sicuramente mi fa piacere perché comunque vuol dire che contribuiamo a portare punti a casa, perché finché si prende gol vuol dire che almeno un punto lo fai, no? Quindi su questo mi fa sicuramente piacere, ecco Alberto Caccio, ti chiedo con che spirito affrontate dopo questo pareggio il proseguo del campionato, la Rio Stabia che continua la sua striscia positiva nei risultati, e qual è l'obiettivo vedendo anche fino a questo momento la tua squadra? sì. Ma, come spirito sicuramente con quello che abbiamo sempre avuto fino adesso, cercando di rimanere. Di tenere l'entusiasmo che abbiamo avuto fino adesso, di lavorare sempre, non farci magari demoralizzare da, non so, ad esempio sono 3 partite che non facciamo gol, quindi magari è una cosa che può un attimino demoralizzare, ma dobbiamo, come abbiamo sempre fatto, rimanere uniti nel gruppo e continuare a lavorare come sempre stiamo facendo, quindi non credo che cambi niente, ecco, per le prossime partite. E non mi ricordo la seconda domanda. Per proseguire il campionato. Ah, l'obiettivo, l'obiettivo, insomma, stiamo facendo bene comunque secondo me, quindi l'obiettivo stagionale della società era comunque salvarsi, quindi prima ci arriviamo meglio è, poi dopo, insomma, se possiamo fare qualcosa di più, possiamo puntare a qualcosa di meglio e divertirci, ben venga, ma sicuramente è la salvezza il prima possibile, è l'obiettivo. Daniela Sava. Ciao Davide, Buonasera. buonasera. La doppia faccia di questa medaglia stabiese, una difesa così forte, tanto appunto da non permettere agli altri di fare gol, però a discapito appunto di non segnarli. Una tua considerazione su questo terzo pareggio consecutivo? Purtroppo sono partite difficili tutte, con chiunque giochi, ecco, sia che giochi con la prima che con l'ultima classifica, sono tutte partite che bisogna combattere. Non è facile anche trovare il gol, perché poi dopo tutte le squadre sono organizzate. È un peccato perché comunque facciamo delle buone partite ed è un peccato magari aver fatto 3 pareggi consecutivi e pensando che magari si poteva portare a casa qualche punto in più. Però come è un peccato, cioè come pensiamo che sia un peccato non aver vinto, poi bisogna anche insomma dare il giusto merito al fatto di comunque non avere perso, perché sai, essendo partite tutte equilibrate, sono partite che puoi vincere o perdere in un attimo, quindi ci può stare, insomma, come ho detto, continueremo a lavorare per cercare di fare anche più gol. Cortesemente le ultime due, Davide, Natale Giusti. Ciao Davide, buonasera. Buonasera. Volevo chiederti qual è secondo te il peso specifico di questo punto colto ad Avellino oggi e diciamo vista da dietro questa partita, cosa è mancato alla tua squadra, soprattutto nel secondo tempo dove avete approcciato meglio la gara, cosa è mancato per portare a casa i 3 punti in palio? Ma allora, il punto secondo me è un ottimo punto, era una giornata anche, insomma, c'era freddo, pioveva, non era sicuramente una partita facile e come tutti i punti sono sempre guadagnati secondo me e quindi è un mattoncino in più nel percorso. E cos'è mancato non te lo so dire, come ho detto sono partite molto combattute, quindi forse un pizzico di cinicità, fortuna, non lo so, però insomma lavoreremo per vincere la prossima. Buonasera. Marco Festa. Ciao, buonasera. Mi rifaccio alla domanda fatta al mister Colucci. Penso che una delle note positive di questo giro di andata della Juve Stabia sia il rapporto che avete creato con i tifosi. Davvero molto molto bello vedere anche quello che fate all'inizio e alla fine di ogni partita con loro.
Sì, sicuramente è una cosa che a me personalmente piace molto, perché comunque i tifosi sono, diciamo, l'anima del calcio, no? E quindi avere un sostegno anche fuori casa, come anche in casa, sapere che c'è gente che ci sostiene sempre è una cosa molto bella, ecco, nella buona e nella cattiva sorte, quindi insomma ti spinge a dare quel qualcosa in più, a cercare di portare a casa ogni partita, perché come ce lo meritiamo noi, se lo meritano anche loro. Grazie.